La videoconferenza si è tenuta ieri sera, si è parlato di scorie nucleari, ma nella presentazione, diciamo, di questo progetto si parla di scarti di tipo medico, farmaceutico o di cose, insomma, non troppo impegnative. Cosa hanno detto ieri diciamo, gli esperti che erano presenti alla videoconferenza stampa, come Mafiotti o come Cofano? Diciamo che chi ha esaminato in maniera più puntuale e anche con più capacità tecniche tutto quello che è il dossier che è stato inviato, che è stato pubblicato sul sito, è proprio quello che in teoria dovrebbero esserci però comprese un po' tutte le varie situazioni delle scorie, perché si parla di uno stoccaggio provvisorio anche delle scorie più pericolose, quindi, ma sai, in Italia il provvisorio significa che ci andrà anni dove lo faranno per costruirlo e poi bisogna trovare una soluzione definitiva che secondo gli studi dovrebbe essere in Nord Europa, in qualche caverna, in qualche anfratto molto importante, però il problema è che questo sito andrà a raccogliere in questo momento tutte quelle che sono le scorie nucleari della nostra nazione. Però bisogna tenere conto che noi in questo momento, già la provincia di Alessandria e le province vicine abbiamo già una grossa potenzialità di rischio, perché abbiamo già alcuni siti che hanno già degli stoccaggi provvisori, quindi questi stoccaggi vanno comunque elevati al provvisorio, messi in maniera più definitiva, e quindi questo sito sicuramente dovrà essere fatto, ma noi abbiamo dei dubbi grandissimi, anzi siamo contrari al fatto che venga fatto in Alessandria. Quindi voi state costruendo un documento per smontare pezzo per pezzo le motivazioni che hanno portato la Sogin a scegliere questi sei paesini in provincia di Alessandria come sito, che poi sono molto vicini alla città. No, difatti noi abbiamo cercato, e diciamo che c'è l'accordo di tutti gli amministratori, quello di fare una sorta di nucleo operativo tecnico-politico, proprio per rendere più agevole questo tipo di percorso, in cui ci saranno sicuramente i tecnici della provincia, i tecnici dell'ARPA, avremo sicuramente il sostegno della struttura tecnica della Regione Piemonte per controbattere. Noi da un primo esame ci vedono alcune incongruenze su questi siti che sono stati scelti, però ripeto, va fatto un esame molto serio, molto concreto e dal punto di vista tecnico, proprio per controbattere la peculiarità di ogni singolo sito che è stato trovato, e soprattutto poi bisogna fare un cappello di punto di vista generale in cui bisogna tener conto che la provincia di Alessandria dal punto di vista ambientale ha già dato tanto, forse troppo, quindi non ha bisogno di un ulteriore aggravio di quella che è la struttura del nostro territorio. La Sogin ha identificato 67 siti in Italia, però ben 6 in provincia di Alessandria. Lei si è fatta un'idea di perché, per esempio, è stato scelto Castelletto Monferrato, Bosco Marengo o Sezzadio? Loro hanno usato dei parametri in cui vengono premiati, tra virgolette, io premiati nel senso vengono penalizzati, i siti dove il sito deve essere, secondo Sogin, il più vicino possibile dove ci sono già delle scorie, quindi si diminuisce il chilometraggio per lo spostamento di queste scorie. Deve essere una zona poco abitata ma molto vicino ai collegamenti autostradali, deve essere anche vicino ai collegamenti ferroviari, quindi si trova in una situazione, loro hanno messo questi parametri che sicuramente possono anche avere una logica, però in questo caso qua la provincia di Alessandria è penalizzata perché ha già dello stoccaggio in zona, e quindi siamo penalizzati rispetto ad altre province dove non avendo niente aumenta il chilometraggio per accedere a questo sito nazionale. Questi sono uno dei tanti parametri che ha usato, c'è anche la distanza dai centri abitati che però è stato usato secondo noi in maniera poco congrua. Cioè, ripeto, è un lavoro impegnativo, nel senso non è uno studio che si esamina in una riunione ma andrà visto in maniera molto più tecnica, e io penso che su questo chiederemo anche aiuto all'Università Lupo, alla nostra Università del Piemonte Orientale, che secondo noi potrebbe darci un grosso supporto dal punto di vista tecnico per capire a livello più generale le problematiche e le problematiche sulla ricaduta di un
di un sito del genere sul nostro territorio. La provincia di Alessandria conta 187 sindaci. Dal punto di vista politico, cosa vuol dire avere 100 sindaci che hanno già aderito al progetto? Guardi, secondo me avere l'appoggio o comunque la presa di coscienza della pericolosità da parte, io penso che chi non ha potuto collegarsi ieri non l'ha fatto non perché non gli interessava, ma anche perché noi avevamo una piattaforma che al massimo potevamo stare in 200. Molti sindaci sono stati avvertiti all'ultimo momento perché la cosa è stata fatta in maniera molto molto veloce, quindi io penso che su questo progetto anche chi non era presente è disposto a collaborare e a dare il proprio sostegno, ma quello che secondo me è importante, oltre ai sindaci, oltre a quello che può fare la provincia, è trovare anche un asset con la regione Piemonte che dal punto di vista politico può far valere il suo peso e soprattutto, ma questo sarà in una seconda fase quando avremo dei dati più precisi, anche con i nostri parlamentari del territorio che possono far sentire la voce anche a Roma, quindi ci deve essere un percorso condiviso da tutti gli enti, dagli enti locali, dalla regione Piemonte, ma e anche dai nostri parlamentari.